Rasoio alla mano, oggi parliamo di Gone Girl, l'amore bugiardo, il nuovo film diretto da David Fincher con Ben Affleck e Rosamund Pike. Vi ricordiamo che il video di oggi è ricco di spoilers. Chi non vuole rovinarsi la trama e il finale del film può seguire questo video, dove non viene svelato nessun dettaglio della storia. Se siete pronti, prendete il vostro rasoio che si parte. Mia moglie è scomparsa 3 giorni fa. Gone Girl inizia con Nick Dunn, Ben Affleck, che mentre accarezza la nuca di sua moglie Amy si chiede cosa ci troverebbe nel suo cervello se solo l'aprisse come un melone. E il dubbio è lecito perché Nick ha sposato una donna affascinante ma psicopatica, un'ossessiva manipolatrice, per lo più vendicativa come un dio greco, che sceglie di punire il suo caro e semplice marito perché Nick l'ha tradita con una studente del suo corso di college. Perché ripulire il sangue se lo scopo è creare una messa in scena? La prima inquadratura da quindi là ad una storia di menzogne, soprusi, tensione e colpi di scena. Curiosamente, l'ultima inquadratura è la stessa, ma sono le domande di Nick che sono cambiate. Se all'inizio voleva sventrare quella piccola testolina bionda, alla fine si chiede perché i due sposini si siano fatti così male, concludendo dunque il film con una riflessione sul mondo del matrimonio, descritto sia nel romanzo che nella pellicola come un gioco di poteri e di quotidiani silenzi che però nascondono enormi incomprensioni. Nick, tu devi dirmelo! Ma allora la domanda è, Gone Girl parla del matrimonio? Non proprio. Il matrimonio in salsa cinica e investigativa è solo uno specchietto per le allodole. E allora la domanda seguente è, ho letto sul blog che in realtà l'amore bugiardo parla dei rapporti coi media. È vero questo? Ahimè, anche questo non è del tutto vero. Non fraintendetemi. Il romanzo parla di matrimonio e telegiornali e analizza l'influenza mediatica della società, ma il film lo fa più marginalmente. Fincher è più interessato a raccontare una vicenda di apparenze e sotterfugi. Amy e Nick sono legati da un vincolo d'amore, eppure sono due perfetti sconosciuti, o almeno così sembra. Il regista vuole provocare con un'immagine di una moglie che sotto le coperte, seduta vicino a voi, pensa chissà quale complotto tra un sorriso e l'altro. L'ha scritto lei, quest'uomo potrebbe ucciderla. Il vero dilemma di Fincher, e questo è riscontrabile nella sua intera cinematografia, sono le meccaniche del cervello umano, le derive psicologiche più pericolose e le ombre che si nascondono dietro ad una mente al contempo creativa e intelligente. Se volete potete riassumere questo succo nelle parole «Niente è come sembra». Questa è la chiave thriller di Gone Girl, è il messaggio del film ed è ben più presente di ogni riflessione sul matrimonio e sui media. Ero già spaventata per te prima, ora sono impietrita. Naturalmente ci sarebbe tanto altro da dire. Ad esempio, alcuni critici hanno parlato di un finale del film diverso da quello del romanzo, come se l'autrice Gillian Flynn l'avesse scritto su misura. È una puttanata bella e buona. Il film termina con Nick che accarezza la testa di Amy. Il romanzo allo stesso modo, vedete ad esempio a pagina 459, solo che nel romanzo è Amy ad avere l'ultima parola e non Nick. Nel film Nick si domanda che cosa si siano fatti l'un l'altro. Nel romanzo esprime il suo dispiacere per Amy, la compatisce perché ogni giorno lei si sveglia ed è quella che è, una folle e deprimente psicopatica. Ci sarebbe tanto altro da dire. La soundtrack di Reznor e Ross, la fotografia nitidissima in 6K, lo stile visivo scelto dal regista e la sublime interpretazione di Affleck e della Pike. Ma non lo faremo. Preferiamo parlarne con voi nei commenti qui sotto. Scriveteci cosa ne pensate di Gone Girl, della nostra analisi e di tutti gli spunti che non abbiamo trattato. Alla prossima!